mausolei fanno tenerezza rispetto agli altri. L'SB li costruisce per i Puchones. Per appagare il mio ego voglio qualcosa del genere quando morirò. Sei dei SEAL? Perché non conosco nessun operatore segreto che vorrebbe qualcosa di simile. Granata, attenti! Siamo pazzi, spaventosi, spettrali e misteriosi. Granata, prendi questa. Bersaglio distrutto. Direi che il sogno può farsi un mausoleo anche senza tutta quella roba, no? Cazzo, domani farà un male cane. Il cartello si sta preparando a rifornire una delle sue basi remote. Stanno mettendo il carburante in un aereo. Potremmo recuperare le risorse per i ribelli. Prendiamo l'aereo e lo lasciamo su una pista alleata. Che ci vuole? Quello è fottuto. Guido io. Voglio mandare a vera la vita. Avio Santa Blanca. Deja che un rayo transforme tu piel. Tattoos, el rayo. Calidad, higiene y arte sobre la piel. Somos los verdaderos masters del tatuaje mexicano y ya te besamos en Bolivia. Siente el rayo en tu piel. Avete fatto il vostro dovere. Avete fatto sacrifici. Avete ottenuto gli stessi successi dei vostri colleghi maschi. Ma vi
visto che siete donne. Siete soltanto delle arrampicatrici che l'hanno data via per fare carriera nel cartello. Sono Nidia Flores, e voi, orgogliosa Spuccionas, voi sapete chi siete. Molte donne del Santa Blanca mi chiedono come ho fatto. Come sono diventata la donna più rispettata e temuta del cartello. E rispondo sempre che mi muovo come se non avessi paura di niente. Come se avessi le palle più grosse di tutte. Come se niente mi possa impedire di ottenere quello che voglio. Lo dico a quelle donne, e lo ripeto anche a voi. Solo così le donne possono vincere nel nostro mondo. Quando si fa la nostra vita, si muore. Quindi anche se non vi sentite delle cattive ragazze, fate finta di esserlo. Comportatevi di conseguenza, e la gente inizierà a crederci. Vedo una cassa d'armi. Starà bene con i miei stivali. Ecco l'antenna, pericolo non può essere lontano. Ricordatevi, gente, ci serve vivo. Bersaglio a terra. Ci hai messo tanto. Ehi, vedo Perico. Bersaglio numero 2, lì. Ho chiamato i ribelli per avere dei rinforzi. Ricevuto, arriviamo. Bersaglio. C'è un piccolo gruppo di bersagli. Sono famoso! Oh, cazzo! Hai perso la lingua, DJ? Ehi, guardami! Ti sembra forse un sicario? Non dovete uccidermi! Ah, sì? E perché? Ho dei sogni da realizzare, tutta una vita davanti! Dacci la chiave di codifica del sistema della stazione.
Ok, ok, ma io non vi ho detto niente, ok? Quando vi chiedono il nome utente, digitate BIDBOM. Poi inserite i numeri generati su questo token. Assapora questo momento. Il giorno in cui sei quasi morto. Il giorno in cui ti ho risparmiato. Ehi, ok. Vedi, so che potresti modificare la chiave, ma in cambio della tua inutile vita, continuerai le trasmissioni e non la cambierai finché il mio socio Buck Katari non avrà diffuso il suo messaggio. Chiaro? Bowman, abbiamo la chiave di codifica, ma non so se siamo in grado di hackerare il segnale. So che non siete dei tecnici. I ribelli ci hanno dato la posizione di uno dei loro esperti di comunicazioni. Fatelo evadere da una prigione del Santa Blanca. Ci servono le sue abilità. Non hanno un esperto di comunicazioni a piede libero? Proprio così. Portatelo al punto d'incontro. Vi farò avere quello che gli serve per inserirsi nella trasmissione per Pac Katari. Roger. Salarmi qui. È come scorreggiare in una tromba d'aria.
cassa d'armi qui. Quello è fottuto. Qui c'è l'allarme. Un secondo bersaglio. Ok, guido io.
una medaglia del cartello qui. Se me la prendo posso spezzare il cuore a un criminale. Sali a terra. Basta, niente birra stasera, ci stiamo rammollendo. Granata! Hola, putas! Bersaglio eliminato. C'è un'arma fissa. C'è un'arma fissa. Attivo il drone.
Nemico marcato. Vedo un capitano. Ho un terzo bersaglio. C'è un bersaglio con mitra. Ci sono dei pannelli luminosi. Ecco il bersaglio numero 5. ¡Partiles la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! C'è un piccolo gruppo di bersagli. Se lo sa che mi attacca, assassino, non avrebbe niente con la radio intera ormai. Qui c'è l'allarme. Uccisione confermata. Granata, prendi questa. Voi chi siete? Ci manda il nostro amico comune Pak Katari. Sta bueno, andiamo. Posso pilotare io? Pak Katari è il mio signor comandante, ma non pensavo che avrebbe chiamato gli americani per salvare uno come me.
Ci servono le tue conoscenze tecniche per la nostra missione. Dobbiamo deviare il segnale di DJ Perico. No, merda. Mia moglie ama la sua trasmissione. Io le dico, ehi, guarda che quello è nemico. E lei, ma mi fa troppo ridere. E lei ha sempre l'ultima parola. Le donne. Quindi l'ascoltiamo. Grazie ancora. La trasmissione potrebbe essere una vittoria più grande del previsto. O forse non cambierà niente. Caraco, non temere. Prima lo faccio e poi vediamo. Adios. Ascoltate Radio Santa Blanca. Se tutto va bene, presto sentirete il discorso di Pak Katari. Ua. Katari sta trasmettendo in tutto il paese. DJ Perico era già un idiota, ma ora anche il Suegno sta facendo la figura dell'imbecille. Come misurate le reazioni che otteniamo? Quando non scattano selfie, il mio team dei social media controlla i trend online. Hashtag DJ Perico sta regalando delle gif esilaranti. Passo e chiudo. Il nostro tecnico ribelle fa amicizia con Bowman. Tutte queste difficoltà solo perché Pak possa fare un discorso alla radio. Bowman vuole che i ribelli pensino che questa sia la loro operazione. Temo. Tanto saranno comunque loro a prendersi il merito. Proseguiamo. Prepara la tua squadra. C'è un famoso blogger boliviano, Ramon Feliz, che lavora per il cartello. Solitamente copre eventi di beneficenza del Santa Blanca. Ma questa mattina ha scritto che il Santa Blanca è coinvolto in un traffico di minorenni. La gente non l'avrà presa bene. Dobbiamo preoccuparci di El Sueño. Trovate Feliz e ottenete le prove prima che il cartello lo faccia fuori. Si può fare. Estorcetegli tutto quello che potete. Di certo conosce le debolezze del cartello. Vive a Santa Elena, vi invio l'indirizzo. Ricevuto, passo e chiudo. Perico e il cartello fanno finta che non sia successo niente. Ma quella trasmissione ribelle ha ispirato il popolo. Pak Katari ci ha detto che la gente sta facendo la fila per unirsi alla lotta contro il Santa Blanca. Hai paura che i socialisti diventino troppo potenti per i tuoi gusti? Sei uno da guerra fredda.
Nomad, molla tutto quello che stai facendo. Ho una missione per te. Alla priorità massima. Cosa ti serve? Ti ho assegnato un ruolo di supporto nell'operazione Watchman. Supporto? Conosco un tipo. Trattalo bene, altrimenti ti strappa il fegato e te lo fa mangiare. Ti metto in collegamento. Nomad, qui Matchwood. Mi ricevi? Matchwood? Ti ricevo forte e chiaro. Sono qui senza la mia solita squadra. La nostra amica dice che siete delle teste calde che conoscono la zona. Dici cosa ti serve e l'avrai. Mi serve qualcuno che mi copra le spalle. Faccio sentire quando sono in posizione. Roger. Non è il momento di fare i cowboy. Siate discreti. Non uccidete nessuno se non vi do l'ordine. Ricevuto? Ricevuto. È una missione furtiva. Sì. Passo e chiudo. A quanto pare ce la giochiamo con Sam Fisher. Merda, è troppo tardi. Felice è morto. Selvaggi del cazzo. I suoi dati dovrebbero essere qui da qualche parte. Un mio amico, che era nella pala di Nine Security, ha lavorato con Fisher a un rapimento in Sudafrica. Ha detto che era un osso duro, affidabilissimo, ma non il tipo che inviteresti a cena con la tua famiglia. Immagino non abbia avuto vita facile. Ha perso entrambi i genitori da piccolo e pare che qualcuno abbia simulato la morte della figlia. È stato accoltellato, torturato, gli hanno sparato e il bastardo è ancora in piedi come una sorta di Rasputin. Ci vuole una bella forza per andare avanti dopo qualcosa di simile. È da una vita che Fisher vive gomito a gomito con la morte. Ci vuole fegato. A volte penso a tutte le cose cattive che facciamo per il bene del nostro paese. Viaggiamo oltreoceano, spezziamo qualche vita, ne roviniamo qualcun'altra. Ma non so se riuscirei a spingermi dove si è spinto Sam Fisher. Merda, l'hard disk non c'è. Bowman, Felice è morto e il suo hard disk è sparito. L'assassino ha combinato un bel casino, o sbaglio? Come fai a saperlo? Quell'idiota ha postato un selfie sulla scena del crimine. Ha anche taggato la sua posizione. Vi mando le coordinate. Fate la svelta e recuperate l'hard disk di Felice prima che venga distrutto. Ci muoviamo. Nomad, qui Matchwood. Qui Nomad, ti ricevo. Sono in posizione. Ecco le coordinate. So pilotarlo. Vedo il killer. Ci serve quell'hard disk. Prendiamolo vivo. Bowman, siamo a Flor d'Oro. Gli alberi saranno anche belli. Ma quella provincia è il cuore della corruzione dell'Unidad. Dobbiamo rovinare l'idilio tra Unidad e cartello. Quindi dobbiamo uccidere il generale Baro. Il comandante dell'Unidad è difficile da trovare. Non sappiamo dove sia il generale. Preso, bastardo. Di cosa stai parlando? Non ho fatto niente! Ti sei fatto un selfie con la vittima, idiota. Hai visto? Che figata, eh? Pensi che sia una figata? Vedrai cosa ti farò io. Spoiler, ci sono un cavo di metallo e un bel po' di elettricità. Ma cazzo, dai! Che cosa vuoi? L'hard disk di Ramon Felice, adesso. Quello? Oh, l'ho mollato a quei nerd degli hacker! Non lontano da qui. Rieccomi, mi scuso per l'interruzione. Va bene, allora dove eravamo? Non sappiamo dove sia il generale, ma ci hanno parlato di un centro dati alla base Howard dell'Unidad. Secondo la nostra fonte è pieno di informazioni sul personale.
Potremmo scoprire qualcosa sugli affari più loschi dell'unidad. Mi sembra un buon posto per trovare indizi sul generale Baron. Vi invio le coordinate della base Hawar. Il centro dati potrebbe essere sottoterra per tenerlo al fresco. La nostra fonte non ci ha dato nessuna password, quindi dovrete violare la sicurezza. Recuperiamo quell'hard disk prima che il Santa Blanca lo formatti. A terra. Il drone è partito. Cazzo, l'allarme. Ecco l'hard disk, prendiamolo. Disattivato l'allarme. Uso il drone. Cazzo. Bowman, abbiamo l'hard disk di Felice. Ottimo lavoro, è intatto? Affermativo, abbiamo collegato una chiavetta, ti stiamo inviando i dati. Eccellente. Stando al blog di Felice, il Santa Blanca rapisce i bambini boliviani e li manda in Brasile, Argentina e Messico come schiavi. Ora possiamo rendere pubbliche le prove. I trafficanti di minori non piacciono a nessuno, nemmeno agli spacciatori. Con i rifornimenti ci ingrazieremo i ribelli. Spero che ci sia abbastanza benzina. Thank you.
gente intorno al fuoco festeggia come se fosse morto il cartello. Io festeggerò quando sarò di nuovo a Fayetteville a bermi un Black & Tan da Sharky. C'è un piccolo gruppo di bersagli. Vedo un piccolo gruppo di nemici. Un cattivo in meno. Oddio, sanguino! Brutta merda! Bas, 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 bis! Ti conviene parlare, merda! Datti una calmata! Parlo, ok? Una conversazione produttiva? Ho le coordinate di uno sgancio, andiamo a prenderlo. Uccisione confermata. Thank you.
posso pilotare io. Vedo una serie di binari, torri di guardia, magazzini. Quello è un aeroporto. Se le informazioni di Bowman valgono qualcosa, il centro dati è sottoterra. Proviamo lo scantinato. Forza se nemica se può si scopa a mandare attacchi. Fuori! Hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. Granada, atenti. Sí.
non è in volo. Il drone è andato, colpa delle interferenze. Thank you.